Attenzione, non vi spaventate che non canto, Se vi mettete gentilmente seduti così vediamo chi manca. Grazie. Questo ha per noi un significato importantissimo, perché gratifica il lavoro, il tempo che dedichiamo con passione, entusiasmo e dedizione a questa associazione. Tutti gli obiettivi raggiunti non sarebbero stati possibili se con me non avessi avuto una grande squadra che ha lavorato al mio fianco con lo stesso spirito, la stessa volontà e soprattutto con lo stesso obiettivo, punto salente del nostro statuto che vorrei ricordare citandolo. Un attimo che metto gli occhiali perché so beca. L'Uni3 persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e concorre alla realizzazione di quegli obiettivi sociale di socializzazione, promozione culturale e prevenzione dei rischi di solitudine e isolamento delle persone adulte. E non pecco di presunzione, credo, nell'affermare che tutte le nostre attività e tutti i corsi proposti abbiano in qualche modo raggiunto l'obiettivo, visto anche l'ampio e variegato ventaglio di scelta tra i corsi proposti e sempre molto partecipati. Ed è per questo che rivolgo ancora un immenso grazie al mio gruppo di lavoro con cui abbiamo lavorato in perfetta sintonia, sperando di aver assolto al meglio l'impegno preso con tutti voi che con le vostre preferenze ci avete dato fiducia. Un plauso e ancora un grazie soprattutto mio particolare, che ultimamente causa una mia non troppo buona salute, ho mio malgrado dovuto rallentare un po' la mia presenza. Grazie Lucia, grazie Lucrezia, Rita, Angela, Wanda, Marcella, Giovanna e nomino ultimo, ma primo in simpatia senz'altro, il nostro unico uomo che abbiamo, Nazareno, il nostro vicepresidente. Grazie. Non mi prolungo di più, sicuramente avrò dimenticato qualcosa o qualcuno, ma avrete pazienza, del resto siamo la terza età. Scherzo. Sicuramente tante sono state le cose che abbiamo fatto. Noi ci abbiamo messo tutto il nostro impegno, il nostro entusiasmo. Ci scuserete se in qualche cosa possiamo aver mancato, ma non mi sembra, vero? No. Grazie. Ci prende perché vogliamo, perché viviamo.
Non c'ero, male non l'ho fatto.
Quanta strada fa?